ascolti ragazzi. Oggi oculista. Devo sistemare per forza questi occhi. Sono in ritardo come sempre. Come sempre in ritardo, quindi di corsa. Vogliamo parlare di oculisti? Ma è possibile che nel 2015 ancora dobbiamo mettere ste goccioline? Non vedo niente, niente. Tutto appannato. Io faccio un appello alle case farmaceutiche, agli scienziati, non lo so a chi, ma potete inventare delle gocce che evitano questo problema? Io adesso come faccio a lavorare al computer? Mamma, mamma. Adesso capisco. Non vedere è davvero noioso. Speriamo bene, a dopo. Scusate, mi ero dimenticato una cosa. Forse non vi ho detto questo, ma nelle spalle ci sono due secchiali per la spiaggia. Non preoccupatevi, non sono per me. I miei nipotini tedeschi stanno per arrivare tra qualche giorno, per cui questo è quello che serve. Ok? Sono pazzo, ma non così tanto. Ah, dice mia moglie che sono uguali perché altrimenti litigano. Quindi abbiamo presi uguali. Gatto Silvestro, sempre il top. Ciao! Però di cosa volevo parlare oggi? Del caffè, ragazzi, del caffè. Stamattina, dopo tantissimo tempo, da un cliente ho bevuto il caffè della Moka. Erano, ma forse un anno e mezzo che non bevevo il caffè della Moka. Ma quanto buono è, quanto buono è. E allora è iniziato questo dilemma. Il dilemma di oggi è: Moka o espresso? Espresso o Moka? Mamma, grosso problema. Scopriamolo insieme.
Stasera abbiamo ospiti. Esce. Cos'è questo? Crostini, salsiccia, Filadelfia, patate arrosto, fagiolini e bistecche. Tavola apparecchiata. Ragazzi, meglio la moca!